dico e ripeto, oggi non mi sfiora minimamente questo tipo di pensiero, perché per me oggi il pensiero più grande e più importante è una cosa sola: salvare il Teramo, perché ci sto male da pazzi stare in questa situazione. È veramente tutto quello che si è fatto, che sto facendo, che sto sbagliando, che sto azzeccando, è per un solo obiettivo: la salvezza del mio e del nostro Teramo. Chiedo scusa a tutti quegli amici, perché i tifosi del Teramo li conosco uno per uno e sono tutti amici, nel bene e nel male. Quindi sicuramente è stata un'esternazione in un momento dove l'amarezza era a mille, fatta più con la bocca che con il cuore, quindi sono cose che possono succedere. Con i tifosi io non ho mai avuto nessun tipo di problema, anzi mi hanno difeso in tante circostanze, li ringrazio. Sono venuti a casa mia in un momento poco bello a darci le condoglianze alla mia famiglia, e quindi da questo lato non posso che dire niente. Se la sente di fare, insomma, sì, una promessa? Io sì, l'ho sempre fatto, sono sempre stato, sempre quando mi hanno chiesto che volevano parlare o meno, nell'ultimo periodo non me l'hanno più chiesto, io sono non disponibile, disponibilissimo. Ecco perché le dicevo, in questo caso non dovrebbero essere i tifosi a chiederlo, ma lei a indirlo sostanzialmente. Lo dico qui pubblicamente, sì, lo dice qui. Quando vogliono e dove vogliono. La società è mia, quindi se dovesse andare male, sicuramente noi, se andremo in Serie D, dobbiamo tornare per forza subito in Serie C. Se sto a Teramo da 10 anni, ci sto perché amo questa maglia, amo questa città, amo i miei tifosi. A volte tutti possiamo sbagliare e si è sbagliato, a volte si dice una parola in più o meno, ma purtroppo io sono un tifoso vero e i tifosi veri molte volte devono anche esprimere loro stessi. Io l'ho chiarita, giustamente ho chiesto scusa perché non c'entravano assolutamente niente, mi sono fatto capire forse male, ma chi mi conosce sapevano che non era un'offesa per la città, perché nessun presidente ha mai amato questa squadra quanto l'ho amata io e quando l'amerò. Se un domani dovessi lasciare il Teramo mi costerà una malattia. Ho parlato con Canteloro, che è una persona, reputo una persona di livello, si è parlato un paio di volte, poi non ci si è sentiti più, però imprenditori come Candeloro sono imprenditori importanti che ben volentieri ci starei insieme. Perché, ma la strada è chiusa secondo lei? Non ci siamo sentiti più, che ti devo dire? Noi stiamo qui, quindi tutto si può riaprire, però non direi una bugia grossa.